Uomini e donne, il famoso del programma ha sconfitto il tumore, il lieto annuncio. Buone notizie per i fan del programma di Canale 5 Uomini e Donne. Dopo l'annuncio della malattia, l'ex corteggiatore dello show del pomeriggio di Maria De Filippi ha raccontato sui social di essersi sottoposto all'intervento di rimozione del tumore che gli era stato diagnosticato. Uomini e donne, Samuele Carniani operato di tumore, come sta? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Samuele Carniani, ha vinto la sua prima battaglia contro il tumore. La bella notizia è stata ai fan dal diretto interessato dal letto d'ospedale dove si trova ancora ricoverato dopo l'intervento chirurgico di rimozione del tumore allo stomaco. Il 22enne toscano, personal trainer, ha postato sui social una foto con una didascalia semplica ma super positiva, Samuele 1 tumore 0. Sto fatto di morfina, quanto è bello! Grazie a tutti di cuore! Ho vinto, la reazione dei fan. Solo poche settimane fa, sempre attraverso Instagram, l'ex protagonista di Uomini e Donne Samuele Carniani aveva comunicato ai fan la scoperta del tumore allo stomaco. 28 ottobre 2024, per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità. Perché? Non c'è stato un motivo vero. Così per controllo. Ed è proprio qua la mazzata. Risultato? Da almeno 5 anni ho un GIST, gastrointestinal stromal tumor, tumore completamente asintomatico e lì cade un po' tutto ciò che ti circonda. L'umore ti cambia in mezzo secondo, da essere tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli, vedere le persone accanto a te che soffrono. Forse sì, quella è la cosa peggiore, peggiore perché tu non puoi fare niente se non attendere. È vero quando dicono che determinate cose solo provandole si capiscono. Poi Samuele aveva aggiunto, oggi era il giorno più importante, tacca addome e torace per non avere ulteriori brutte sorprese e così è stato. Quindi diciamo un po' di fortuna c'è stata. Ora lo step successivo è rimuovere questa bestiolina che è dentro di me e mi ha fatto compagnia per questi 5 anni. Stronzo che non ti sei mai fatto sentire, ma ora è il momento di salutarsi. Domani visita con il chirurgo e poi decideremo la data dell'operazione. Questo per dire che a volte è proprio vero che la vita può cambiare in un attimo, ma nonostante questo si combatte e si torna più forti di prima. Samu, ora finalmente la bella notizia, accolta dai fan con entusiasmo. Bene, una notizia bellissima, ti auguro una pronta guarigione. Non abbatterti mai, grande. E ora riprenditi.